non sapete cosa preparare per cena, mi aiuto io. Salsicce con patate, peperoni e cipolla. Per questa ricetta ci serviranno salsiccia, cipolla, peperoni e patate. Iniziamo! Prima di tutto pulite i peperoni e li tagliate a linee. A linee. Cioè così. Cipolla, però attenti quando la tagliate, perché questa è quella che quando tagli piangi e voi non dovete piangere. Ora mettiamo nella teglia tutte le verdure che abbiamo tagliato. Cipolla, patate, peperoni. E questo, ragazzi, il sale e il rosmarino che ho fatto io, buonissimo. Un pochino di olio, se esce magari, ma è finito mamma, c'è, e mescoliamo bene. E ora mettiamo in forno a 200 gradi per 15 minuti. Intanto amici, togliamo il budello dalle salsicce e poi dopo li dobbiamo tagliare a pezzi. Dopo 15 minuti riprendiamo la teglia e rimettiamo la salsiccia. Mescoliamo e facciamo cuocere per altri 30 minuti. Ed ecco le mie salsicce con patate e peperoni. Buonissimo. Assaggiamo le patate come sono. Buonissime anche queste. Buonissimo anche i peperoni, se adesso lo prendo magari a assaggio. Buonissimissimi. Una cosa più buona dell'altra, cioè. Non devo andare a masticare, no, perché sono buonissime, quindi me ne prendo altro. Intanto io mi prendo un po' d'acqua. No, vabbè, buonissime. Ah, io 2000 più alle salsicce e 2000 più a tutto. Comunque le salsicce vincono. Potete dire tutto, ma le salsicce vincono. Ragazzi, mangio l'ultima e vi saluto perché sono troppo buone. Ciao belli, ciao. Ragazzi, sono troppo buone. Sono davvero troppo buone, ragazze. Oh, ragazzi, tutti. Ciao! E alla prossima!